tempio, energie spese alla ricerca del tempio, no? Ultimamente addirittura c'è stata Bodette che ha tracciato una serie di scavi iniziali per cercare di risalire. Subito dopo il mito delle sirene vengono le Amazzoni, perché questi due pannelli che stanno nel vescovato, che alcuni di voi hanno insieme a me visto sporchi, ma adesso li andremo a vedere puliti, raccontano delle amazzonomachie. Non sono pannelli di uno stesso sarcofago. Insieme a questi due pannelli c'è un'anfora che è stata trovata nella necropoli di Cesarano, la chiesa di Cesarano a Sorrento, dietro dove c'è una specie di ritrovo per i ragazzi, una saletta dove si sale poi verso la collina. Lì è stata trovata una serie di tombe dell'antica Roma. In una di queste tombe è stata trovata, su un vaso, non una scultura, è stato trovato il disegno della Amazzonomachia. Chi sono le Amazzoni? Perché le Amazzoni? Molto spesso, in maniera superficiale e rapida, dicono che sono le donne guerriere. E come Arashin si donne guerriere? Perché? E chi ci azzecca che muri? Ciao Cinzia, buonasera, ben trovata. Ti accolgo con un applauso perché sei la nostra meravigliosa maestra di ginnastica. A mettere in croce a Savurella, viene o non viene. Abbiamo tre, quattro pannelli, tre pannelli in marmo, due a vescovato e uno al Museo Reale e una amazzonomachia disegnata su un vaso. Ve lo dico col sentimento di chi, interpellando con una vecchia con un'anziana sovrintendente del Museo Archeologico di Napoli, Lucia Emilio, che è andata in pensione l'anno scorso. Lucia, Denis, mi viene da ridere perché molto spesso entro nelle chiese e va, musichiera su di da chiesa di Sant'Antonino, musichiera, Denis, non usando ambrogio, ma tu vieni con questa Lucia Emilio, gli chiedo: Donna Lucia, a Menadito, vi ricordate qualche amazzone, qualche amazzonomachia nel nostro museo? Come Un museo che sarcofago. contiene qualcosa come 5 milioni e mezzo di reperti, eh? Certo, Lucia? No, non mi pare. Al di fuori dell'Amazzone, nella sala dei marmi traci, non mi pare che ci sta un'amazzonomachia, ci sta l'Amazzone, una femmina stesa al terra ferita. Questo per dire che sia a Surrende ce ne stanno quante, dentro un museo archeologico non ce ne sta alcuno, vuol dire che allora il mito è sostanzioso, è importante, ma indagare un po' che boricere, che boh significa, perché molto spesso sono delle allegorie, sono un mito. Mito significa proprio non racconto scritto, bensì Favola. mito mnemonico, trasmesso a voce. Chi sono le Amazzoni? Una delle definizioni più belle. Ecco, questa è l'Amazzone. Tengo un cappello con il lembo con il cipiglio e qua è ucciso. In questo caso potrebbero essere Achille e Pentesilea. Pentesilea è una delle regine di queste donne. Ma chi sono queste donne? Guerriera ardita, che succinta e ristretta in fregio d'oro l'adulta mamma, ardente o furiosa, tra mille e mille, ancora donna e vergine, da qual cavalier non teme intoppo. Questo lo dice Publio Virgilio Marone, che è una delle fonti più serie e più attendibili, è una di quelle fonti che nell'Eneide è fatta per Dragava a cercare il tempio delle sirene nella penisola sorrentina. Ma poi gli altri che cosa ci raccontano? Eschilo nella sua tragedia sposa l'origine caucasica. Arosto hanno sti femmine, chi sono questi femmine? Esistono veramente? O è una cosa di fantasia? Signore, ci stanno le sedie, Cinzia? Stiamo benissimo. Sicuro? Sì, così ti vediamo bene. E senti, la tua lezione quando incomincia? Alle 6, sì. Definizione, Strabone, Teofane di Milene, Isicrate, Metodo di Scepsi. Sono delle persone altamente attendibili. Kawan Rishin Isong, Aroben,
Le Amazzoni abiterebbero tra la valle e i Monti Gerauni nell'Armenia, quindi ai confini con la Turchia. Le Marze abiterebbero nell'Albania caucasica, la Scizia, la Persia e l'India. Sono tutto posto fuori dalla Grecia, quindi over. Attenzione, è importante questo fatto. E mettere i casi un lato e là. I greci, questi sono autori greci, Erodoto, Strabone, sono tutti, li mettono ad abitare ad limites, fuori dai confini del regno greco. Strabone descrive il costume delle Amazzoni. Posto fatto lo sene tagliato, lo cavallo, le vestite, se ne ha capigliato, stanno cataste e cataste i libri di studiosi che, analizzando le fonti scritte, paragonandoli alle fonti ceramografe, vale a dire quelle là dipinte sui vasi, ne hanno fatto dei raffronti. Che è successo? Perché qua vengono presentate in un certo modo? Strabone invece dice che avevano anche delle usanze particolari. Guardate che strano, l'incontro, una volta l'anno si accoppiavano con le donne guerriere affinché possano generare dei figli. L'incontro avviene in segreto, nell'oscurità, perché nessuno dei due amanti possa conoscere l'identità dell'altro. E chi ci sei più bello? Incontri al buio. Non possiamo bistrattarle e dire, vabbè, chi si è fatto un racconto a cartone animato come chi di là o di ieri di oggi, e quindi lasciamola intendere come mente. No, non può essere. Perché non può essere? Questa è la Mazzanavri. Questa è la Mazzanavri. O soldato sta entrando dentro. L'Amazzone la vedete con un abito, attenzione, che poi non è tutto nelle stesse raffigurazioni. Questa metopa non è il timpano triangolare, bensì è una fascia che corre lungo il Partenone. E sì, questo era un mito, tra virgolette, a cartone animato, fantasioso e di scarsa importanza. Secondo voi, Fidia, o io va a mettere in due Partenone? Perdonatemi sempre questo linguaggio maccheronico. Noi qua, grazie a personaggi come Carlo Pepe, Felice Senatore, abbiamo avuto 10 anni di incontri di archeologia di grande importanza. A Piano è venuto, giusto per ricordartelo, Massimo Osanna, è venuto a fare una conferenza. Gabriele Zutrillo. Adesso Massimo Osanna è alla Direzione Generale dei Musei d'Italia. Lui, quando è venuto a Piano, stava a Pompei. Questo per dire Gabriel Zutrichel, che in questo era allora direttore di Pestum, poi adesso è a Pompei, è venuto a fare la conferenza a Piano. In questo arco di 10 anni di incontri di archeologi. Quindi noi qua a Sorrento, a Piano di Sorrento, stiamo parlando di archeologia. Però chi veniva Osanna e parlava dello scavo di privati. Noi adesso in questo nostro piccolo voglio parlare di cose nostre sotto i piedi nostri, non so se rendo l'idea, no? E né tantomeno lontanamente mi vorrei paragonare a quegli incontri di grandissima levatura, alcuni con i libri che raccoglievano gli estratti, gli raccoglievano le relazioni, alcuni volumi importantissimi che fanno, però parlano di un'archeologia, Rescigni, c'è venuto a parlare di Cuba, ci ha accompagnato anche in visita a Cuba, quindi tanto di cappello, tanto di pregio, ma lì vogliamo sapere, troppo lì sotto, lì vogliamo sapere il perché di questi amazzonomachie qua a Sorrento, vogliamo la nostra storia archeologica, ecco perché, anche se solo maccheronicamente, mi permetto di punzecchiarvi, stimolarvi ed eventualmente voi possiate approfondire. Questa è una delle metope che stanno sul Partenone del V secolo avanti Cristo ad Atene. Sia da là avviene in due musei, non sta applicata nel posto, ma nella ricostruzione del museo sotto. Le Amazzoni sono considerate nemiche dei greci, pensiamo a Breve. In una società maschilista come quella greca non era concepibile l'esistenza di donne sovrane e guerriere.
Di conseguenza erano viste come una specie di mondo a rovescio. E quindi essi rappresentavano le barbarie che si contrapponevano all'ordine e alla civiltà ellenica. Queste donne. C'è un pezzetto di video che non sono riuscito a inserire, in cui movimenta la raffigurazione di San Coppanuas, degli studiosi greci hanno fatto panoplia, hanno fatto questa cosa, e fa vedere questa quadriglia guidata da un greco, quattro cavalli che corrono, e l'amazzone, chi è l'amazzone? E che la laga hanno scosato da un cespuglio, piglia la prete e la confronta a chi? E dice, questo per me è la chiave di tutta la situazione. Che bello! Noi, in seguito a queste guerre che si svolgevano contro la Persiani, contro, considerate le migliaia di isole greche, quindi tutti i maschi venivano a fare questa guerra e tutti i femmini rimanevano a casa. In base a questa maniera di reagire, anche loro sapevano difendersi, sicuramente è nata questa idea di mito. E la parola amazzone, che significa proprio senza seno, era, a parte il disegno fisiologico senza seno, perché alcuni raccontano che per utilizzare l'arco, e poi non è una cosa così atroce, perché in un racconto che ho trovato, le amazzone venivano raffigurate nei fregi dei tempi in feroce battaglia contro i greci, con l'implicito messaggio che andavano cercando di uccise come i centauri nemici. Nel culto troviamo le amazzoni più frequenti collegate, oltre che, come è naturale, con Ares, Artemide stesse, con le divinità dei morti e delle tombe, perché anch'esse sono gli uomini apportatori di morti. Ma questo mito lo troviamo vicino al sarcofago. Il sarcofago è la cascia e il culto del nobile Sorrentino. Ne è tanta cosa che si era fa mettere proprio il mito delle amazzoni. Non si poteva far mettere il mito delle sirene. Vieni da me, raccontami che dei tanti incontri di archeologia, quello che è stato maggiormente dedicato al territorio nostro è stato proprio quello delle sirene, sempre con Fenice Senatore e sempre con personaggi importanti, che si è concluso in una mostra che avemmo al Museo Giorgio Valdez. Guardate qua, che stellamazza, cade nel suo scudo, ridi come ha fatto il suo scudo. Mezzaluna. Non solo, ma qua tutti questi bollotelli che te ne vuoi, non te ne scappia. Questo è un abito. Le vedete? Con la spada e con uno scudo particolare cosiddetto a mezzaluna. Mettetelo a memoria, perché questo poi lo ritroveremo nei nostri sarcofagi. Guardate come si mantengono, tra l'altro. Chi si dice che sembra senza sé? Ma è usino quel uno solo ne tenevano. No, però anche in quella. Il sinistro. Ma questa è già la testa di profilo a sinistra. A destra. Non l'ha a destra, invece lo tengo. E poi non è che veniva tagliato questo segno, questo segno. In un racconto si parla di un disco di bronzo riscaldato che ha accostato al segno, ne atrofizzava la sua funzione. Quindi questo segno non è che veniva tagliato, no, bensì subiva questa variazione. No, ma non solo, entrava. questo che è un vaso ci racconta, con il costume che indossano, anche la provenienza di queste signore, i Sarmati, che è una popolazione di origine caucasica. E soprattutto guardate che hanno una specie di calzamaglia e poi sopra il chitone, lo vedete, con un cinturone in vita, la spada ricurva e i capelli legati. Dove sta questo vaso? Questo vaso sta a Würzburg, in Germania. Dobbiamo andare. No, ma è piccolino qua, non è solamente semplicemente un racconto di guerra, un racconto di avversità, ma i greci riversavano addosso a queste signore, e questo è un altro frontone di tempio, vedete il taglio
scendeva a timpano, no? Un altro frontone di tempi che si vede la mazzola con il suo vestito, così in interno di Cristo. La maniera di cavalcare al pelo sul cavallo, quindi abbastanza non selvaggia, ma di accurata conoscitrice. E poi i soldati greci che cadono sotto lo sciapolare di questa amazzone. Dov'è Cesarano? Caro, non ci trovate la fotografia, ma nella necropoli di Cesarano, che inizia dal IV secolo avanti Cristo, figure nere con amazzano maglia, tavola 11, ma non è già trovata stata. A Cassano c'era la quarta amazzona maglia trovata a sorrento. Non so se rendo l'idea. Il primo vaso delle sirene trovato nel giardino di Caput sotto al deserto a Massa Lubrense Sant'Agata. Il secondo, raffigurazione di sirene su un cotile proveniente dalla necropoli di sotto al Loto del Vittorio. E quindi tu trovo primo, trovo secondo, trovo terzo, ma allora qua c'è stato il tempo di sirene. Però non è stato, a me fino a mo non è stato trovato. Qualche uno dice, è inutile che cercate perché non lo troverete, perché non esiste, in quanto il mito, come anche quello delle Amazzoni, nasce con una storia, con un vissuto, poi man mano si sposta e viene adeguato alle esigenze. Non dimenticate che nel V secolo avanti Cristo questi greci si spostarono tutti in Calabria, Puglia, Basilicata e Campania. La capitale era prima in Calabria, sulla costa calabra. Il Simeto, come si chiama? Crotone, Metaponto, Sibari. La colonizzazione nel VII secolo avanti Cristo dei greci, la Sibarite, è tutta conquistata dai Sibariti, che erano questa gente greca. Poi da Sibari si spostarono a Pestum. A Pestum, ma attenzione, soppopolazione, non è che la mettevano la tenda, prendevano con i vari, no, soppopolazione che andava, se ne fatti i cazzi, se ne fatti i fugnatori, se ne fatti gli acquedotti, senza chiusa la rete che muro, e hanno fatto dei templi che stanno ancora in piedi, che sono non uno solo, dice vabbè, lì è un centro peggiorino, no, quella era la vera e propria capitale a tutti gli effetti, sotto le bramosie dei la Basilicata era abitata da omuncoli vicini che li aggredivano, a nord a Pontecagnano era aggredita dai Sanniti Etruschi. E poi c'è il fiume Sarno con l'Eraion alla foce del Sele. E quindi la quarta amazzonomachia, ma troveremo l'immagine, ve la farò vedere. Ma noi contenim, andiamo a leggere nel volume di Mingazzini e Profiste. Di questi pannelli, o vescovo che era in misa per muovere l'indova scovata, dice, no, questo è il ratto delle Sabine. Migliaia a bottiglie di olio per... scambiò. I tre frammenti di sarcofago trovasi curati nel salone del vescovato. Questo è Mingazzini e Profiste, che scrive nel 1946. E poi là è venuto a bere tutto quanto, tranne piccole aggiunte, come la necropoli di Sottomonte, che hanno trovato ultimamente, ma lui ha segnalato fino anche la cisterna di Avigliano, che è di scavo di epoca romana, ha rilevato la punta del capo a Sorrento, ha rilevato tutto quanto era visibile in penisola sorrentina, anche quello delle collezioni private. Il bel puteale descritto, visto ci interessa, chi vorrà ripulire, siete che dice? 1946, lui ha visto questi tre pannelli plutei di marmo, che sono pezzi di sarcofago, e dice, chi vorrà ripubblicarli per inserirli nell'appendice del Corpus de Robert? Corpus de Robert è un volume che parla tutti di sarcofagi
e sculture, dovrà prima pensare a sottoporle ad un'energica ripulitura. Cioè, un 1946 e mi ha trovato un 2023 e io ancora non mi avrei voluto. Mi fa piacere farvi sorridere, mi auguro che i vostri mariti vi facciano ridere e sorridere la mattina, sì. Però questi sono barzellette amare. Questo lui lo scrive nel 1940, anzi, pubblicato nel 1946, ma scritto nel 1942. Ma praticamente ha parlato un quant'anno. Quindi chi li vorrà vedere? Lui. Eccoli qua. E questo viene proprio dal volume di Mingazzini e Profili. Non si capisce niente. Però tiene in mente che stiamo cadendo fatto come chi lo che ci fatto vedere alla. Tiene in mente la nazione con questo tiene in gol, si ha cominciato a leggere. Tiene in mente un greco che acchiappa la nazione, acchiappa i capelli. Una scena, diciamo così, tra virgolette, oserei dire anche quotidiana, quando voi non volete consentire ai vostri mariti. Non ci sono di più. Io consento. Perché? Perché? Carmelina li tira a te i capelli, hai capito? Un altro oggetto, guardate questo, questo è un elmo con due occhi di LH, ma in tanto su quanto è, non si capisce niente. Curia arcivescovile, lastra di questo sarcofago con la Maggia Romana. È bellissimo, questo pezzo. Andiamo avanti. Lastra di sarcofago, questo è praticamente l'ho scritto questo là sopra. Ma non voglio né pretendo che leggiate tutti, solo chi vorrà approfondire per capirne un po' in più. Quello che aggiungo qua, come giustamente osserva la dottoressa Rocco, che succede? Non nel 42, né nel 46, nel 53. Il museo con le stivi chiusi era Schutraue, a Rocco stava ancora chiuso, rinde i muz, certe cose, certe altre stavano in due Castello Colonna. Perché Andrea Colonna, principe di Paliana, stava pure un membro direttivo nella gestione del museo, insieme a Manfredi Fasulo, che era il direttore, sovrintendente onorario dell'archeologia. Per riaprire, che cosa succede? Attenzione, è un momento importante. Arrivano da Napoli quattro capi d'est, uno meglio, Raffaello Causa, che è il massimo. Lui era direttore del Museo di Capodanno. A un certo punto, Lucini Grimaldi, che è il conte Perroni, che gestivano e amministravano il Museo Correale, però lavoravano a Napoli. Perroni era un avvocato nobile di chiesa Napoli. Quindi, quando hai taglio una lettera, no, giusto una lettera, quando chiamai a noi, se andavi a posto, chiamare a primo Correale, da Napoli si mossero tutti i più grandi. Raffaello Causa, direttore del Museo di Capodimonte. Amedeo Maiuri, che venne con una signora che si chiamava Anna Rocco, venne a Sorrento, vide di che cosa si trattava e mandò una sua sovrintendenza, una signora che era sovrintendenza al Museo Archeologico di Napoli nel 1953. E poi altri personaggi. Che sistemarono il museo come una casa museo. Luca Iovine di Girasole era ancora vivo, meraviglioso. Sistemarono questo museo proprio come casa museo. La prima sala ci stavano i padroni di casa. E quindi l'ospite che entra era colpito dei padroni di casa. Lo dico perché quando tra qualche mesetta andremo alla riapertura è diventata lo stravolgimento. È stato stravolto questo ordinamento. Raffaello Causa, che era appassionato di scuola di pittura ottocentesca, sistemò tutta la quadreria in un certo modo e quindi diede risalto ai pittori dell'Ottocento, diede risalto alla scuola di Posillipo, che erano particolarmente ricchi. Poi magari quando andremo ne vedremo il come e perché il Museo Correale. Ma l'arrivo a Sorrento di questi personaggi fece sì che, soprattutto in particolare, questa signora Anna Rocco
oltre al museo. Dici, ma fammi vedere che altro ci sta in questo territorio, visto che avete niente su pochi benedetti. Attenzione, quello che sta al museo e che sarà sistemato nella nuova disposizione 2023 del piano interrato sono marmi archeologici in deposito del comune di Sorrento. Non so che